Ben ritrovati a tutti amici sportivi appassionati di calcio, di nuovo con voi per il consueto ormai ultimo, se non ultimo penultimo appuntamento, penultimo perché naturalmente bisogna vedere cosa succede per quanto riguarda i playoff. Comunque questa è l'ultima di campionato della categoria promozione, siamo nel girone di dove qui al campo sportivo comunale di Vertova, in un derby tutto della media Valle Seriana e Val Gandino, è ospite la formazione della Gandinese. Dunque un derby che certamente vedrà, visto che gli interessi delle due formazioni sono al di sopra di ogni situazione, vale a dire insomma non c'è pericolo e per quanto riguarda la promozione e per quanto riguarda l'eventuale implicazione nella retrocessione delle due formazioni, dunque hanno piena libertà di giocare e soprattutto di affrontarsi, come si dice, a viso aperto. C'è il pubblico delle grandi occasioni qui al campo sportivo comunale di Vertova a salutare, questo lo dobbiamo proprio dire, i beniamini delle due formazioni che naturalmente e soprattutto per la Vertovese ma anche per la Gandinese lasceranno sicuramente qualche rimpianto per come è andata la stagione, ma certamente anche tanta soddisfazione nei propri dirigenti, come a dire insomma forse era quello che potevamo ottenere e infatti l'hanno ottenuto. Soprattutto, ripeto, io non posso valutare per la Gandinese perché la vedo all'opera la prima volta quest'anno e assolutamente non posso dire che stagione è stata, però per quanto riguarda la Vertovese non mi resta altro da dire e segnalare, come del resto è già stato fatto dai dirigenti, che la stagione è stata veramente bella, la prima nella storia della Vertovese in questa categoria, una stagione che come abbiamo detto per certi aspetti è da incorniciare. Detto questo, ho detto insomma quelli che sono i temi di una partita che forse non, magari ci auguriamo sia il contrario, non desterà diciamo così tanta animazione, però dobbiamo dire semplicemente che la partita va vissuta per intero. Allora, le due formazioni, detto per inciso, la formazione di Gandino con la maglia, la divisa tutta rossa e la maglia invece a strisce orizzontali nere, dall'altra parte con una vistosa tenuta a blé la formazione della Vertovese. La Gandinese schiera con il numero 1 Bertuletti, il 2 Mostabilini che è il capitano, il 3 D'Agostino, il 4 Savoldelli, 5 Spinelli, 6 Carrara, con il 7 Birolini, l'8 Piccinini, il 9 Ceranto, il 10 Ribolla, l'11 Parolini. In panchina assieme a mister ormai consolidato, attenzione intanto a questa azione offensiva a salvare la situazione, l'ex di turno, uno dei diversi ex di turno, vale a dire Giorgio Alberti, e dicevo in panchina per quanto riguarda la Gandinese, colui che per tanti anni è stato il direttore sportivo, poi da 3-4 stagioni a questa parte lo ritroviamo allenatore, direttore sportivo, un po' il tuttofare della squadra di Gandino, vale a dire Roberto Radici. E il professor Radici in panchina ha portato col 12 Bogazzi, col 13 Mosa, il 14 Biava, il 15 Gritti, con il 16 Baratelli, con il 17 Borlini, il 18 Cometti. Sono tutti giovani, ma di questo tranne Mosa, ma di questo ve ne parlerò fra poco, i giocatori e quelli in campo e quelli in panchina della rosa della formazione di Gandino. E allora andiamo a vedere invece a Vertova e nella Vertovese che cosa succede e soprattutto quali sono le novità che Alessandro Imberti ha voluto portare per quest'ultima di campionato. Non sono molte per la verità, soltanto alcune, ma che non cambiano però l'intelaiatura di una squadra che come detto è avanti di 2 punti rispetto alla Gandinese, dunque per conservare quello che è un dignitoso sesto posto. Attenzione intanto con un'azione offensiva pericolosa che però non si rivela più di tanto pericolosa, sfuma fra le braccia del portiere Bertuletti. Dicevo, la formazione che ha preparato Alessandro Imberti vede in porta Sonzoni, poi con il numero 2 Meda, il 3 Alberti, il 4 Peratte, il 5 Nicoli, con il 6 Porfidia, con il 7 Motta che rientra dopo 2 o 3 partite dove ha iniziato dalla panchina,
con il l'8 Kubà, con il 9 Norris, con il 10 rientra Mario Vitali, con l'11 Nismetti. In porta Luca Gualdi, con il, per quanto riguarda la, il portiere di riserva, con il 13 Mafioletti, Simone Imberti col 14, Marchetti con il 15, il fratello di Simone Matteo con il 16, dunque due ragazzi del 1998, due gemelli. Dimostrazione insomma che, attenzione, intanto c'è un fallo in gioco pericoloso di Nicoli, la dimostrazione che anche la squadra di Vertova sta puntando alle giovani leve per la prossima stagione, con il 17 Pietro Polli, col 18 Carsana. L'arbitro dell'incontro è il signor Bettani di Treviglio. Vediamo questo calcio di punizione e poi farò intervenire Luca Gualdi, che nel frattempo è venuto qui a prendere posizione vicino alla nostra postazione. Ci racconterà lui l'eventualità di speranze per quanto riguarda la formazione di casa nel caso di una vittoria. Però prima vediamo Ceranto sul pallone, siamo ai 30 metri, la punizione di Ceranto deviata dalla barriera, fa in tempo a guadagnare la linea di fondo Sonzogni dentro all'area di rigore e intercettare il pallone. Luca, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, raccontaci un po' dall'alto della classifica se ci sono speranze, quali sono, se può succedere qualcosa oppure se dobbiamo solo assistere a un derby. Speriamo comunque interessante. Sì, speriamo un derby interessante, al di là di una classifica che pare ormai consolidata per le due formazioni. In effetti la Vertovese a 41, il secondo posto, che sarebbe quello utile per poter accedere per i playoff, vista la differenza, dista ben più di 9 punti. Qui ora come ora i playoff non ci sarebbe, bisognerebbe sperare. Adesso onestamente non so bene, può essere che sia 9 o più di 9. Allora vincere lei per il capino, per arrivare a quinta, sperare uno scontro alla seconda. Quindi diciamo, una gara che vale solo come derby e speriamo per questo abbastanza acceso, anche perché poi giocano Marico e giocatori che sono ritagliati un po' meno spazio e vorranno farsi vedere un po' di più, diciamo un po' di turnover di fine stagione, obiettivi raggiunti per entrambe e l'occasione per mettersi in mostra, quindi dovrebbe comunque essere una buona partita, al di là di una classifica che ha poco da dire, se non il fatto comunque la Vertovese, non perdendo oggi, finirebbe davanti al Gandino e sarebbe una gran bella soddisfazione. Dobbiamo dire, grazie Luca per la disamina, dobbiamo dire sicuramente, tu mi conforti in questo, che sia la Gandinese ma soprattutto la Vertovese hanno rispettato i pronostici. Una, diciamo tutto sommato, tranquilla salvezza. Molto tranquilla, molto tranquilla, perché è arrivata al di là poi del titolo così già 4-5 giorni al termine, visto le tante squadre che stavano a ridosso della Vertovese. Grazie Luca, e adesso entriamo in cronaca quando con il cronometro siamo all'ottavo minuto dall'inizio della contesa, il risultato è sempre di 0-0. Vi ricordo che le nostre immagini anche oggi sono girate per voi da Sergio Magli, che ringraziamo per l'apporto che ci ha dato in tutto questo campionato. Sergio Magli che mi ha promesso che l'anno prossimo sicuramente sarà, il suo impegno sarà ancora maggiore, lavorerà anche di notte, non so se è vero, però andremo a vedere se effettivamente questo sarà veritiero o meno. Dai, seguiamo la partita. Perat che ha giocato il calcio di punizione su Alberti, lancio di Alberti, bello Giovanni Motta, c'era titubanza nel tentativo di dribbling a rientrare, bello il gioco da parte di Piccinini, il lancio in profondità, arriva però a chiudere Meda con qualità, poi però è ancora la Gandinese a portare avanti il pallone, Carrara il suo cross e qui c'è il fallo da parte di Birolini, che si appoggia sulle spalle di Peratta nel momento del suo colpo di testa, e dunque si riparte col calcio di punizione a favore della formazione locale, formazione che gioca in casa. Dicevo di questo derby, insomma, fra le due formazioni non è certamente il primo che le squadre giocano, però, e visto che hanno giocato già la partita di andata sul risultato di parità 1-1, ma soprattutto lo dobbiamo dire, intanto
la Vertolese guadagna il primo tiro dalla bandierina della partita, ma soprattutto, dicevo, proprio da quel risultato la Vertolese ha tratto lo spunto per capire che poteva essere una stagione di assoluta tranquillità, e così come del resto è stato fatto, mai forse se non verso la metà della stagione stessa qualche titubanza, quando erano arrivati due o tre risultati consecutivi negativi che non aveva invischiato la squadra nei meandri di una bassa classifica, ma l'aveva soltanto preoccupata, insomma avvicinata a quella bassa classifica che poi è stata subito allontanata con un paio di vittorie che hanno sistemato un po' tutto. E allora la Grandinese, dobbiamo dire che è sempre stato più o meno, ha sempre condotto un campionato più o meno sulla falsa riga di quello della Vertovese, dobbiamo dire, come del resto vi ho segnalato poco fa. Le due squadre hanno recitato un buon ruolo in questo campionato di promozione. Certo, la Vertovese era al debutto in questo campionato, per la Grandinese è un campionato soprattutto per i fasti di questa squadra e la storia della squadra presieduta da Tonino Bosio, un campionato di promozione è un pochettino stretto, e naturalmente questo dobbiamo dire comunque parziale discolpa di una classifica che comunque, attenzione, comunque non è stata brillantissima dalla Grandinese, forse all'inizio si aspettava qualcosa in più, però è qui il ritorno con tanto di documenti in mano. Vitali va sul fondo, il cross, la palla che resta lì, arriva Motta, tutto regolare, Motta si lamenta con il signor Bettani per un intervento, mentre qui c'è il fallo di Perat, vediamo Perat che ha spinto Giorgio Birolini, e stavo dicendo, per chiudere un po' il discorso, allora gli anni di questi ragazzi della Grandinese, sappiamo come da qualche anno la Grandinese stia soprattutto badando al solo. Vediamo il portiere Bertuletti ed Agostino Tommaso sono del 91, poi abbiamo nel 92, intanto l'arbitro ha cambiato parere, ha dato il fallo a favore della Vertovese, a me sembrava forse fosse stato diverso, comunque l'arbitro ha optato a favore della Grandinese. Allora, dicevo, del 91 Bertuletti ed Agostino, poi ci sono del 92 Andrea Piccinini, e poi un grappolo di ventenni, esattamente Savoldelli, Spinelli, Carrara, Ceranto, Ribolla, tutti del 94, Parolini del 95 con lui Birolini, e poi l'unico, attenzione intanto la bella parata di Bertuletti, l'uomo con più esperienza è il capitano Luca Mostavinini. Ancora in panchina altri giovani, due del 94, il portiere Bogazzi e Nicola Baratelli, e poi invece qui la sorpresa, probabilmente come del resto dall'altra parte sta facendo Carsana, anche Giuseppe Mosa, classe 75, dunque vicino ai 40 anni, è sicuramente il pilastro, la bandiera della formazione di Gandino, l'uomo con l'esperienza, insomma, che non guasta mai, come dicevo, quello che ha fatto in questo campionato Danilo Carsana per quanto riguarda la formazione di casa. Formazione di casa che è un mix di esperienza invece e di diciamo così di beata gioventù, dall'80 ai 34 anni di Giorgio Alberti, il capitano, ai 27 di Giorgio Perat, e i 34 anni di Angelo Motta, i 35 di Samuel Noris, e pure i 35 di Mario Vitali, insomma, diciamo che questo mix ha portato bene alla formazione di Vertua, che ha inserito piano piano e sta inserendo piano piano i giovani che crescono in quello che è un vivaio, che non è certamente, come possiamo dire, un vivaio non quelli proficui, anche perché a Vertua, se non vado errato, manca la Juniores. Grazie Luca che mi conforti, però c'è una bella squadra di allievi dove appunto la formazione di casa attinge,
tanto c'è stata una bella azione di Mario Vitali che sembra particolarmente ispirato, è riuscito a crossare una mezza rovesciata al centro dove è stato toccato il pallone in calcio d'angolo per il secondo tiro della bandierina, posizione per noi e per il nostro Sergio Magli difficile da cogliere, anzi impossibile. E allora ecco che parte il pallone, arriva in area, il portiere Bertoletti esce, smanaccia e poi Cubà, la conclusione, palla ancora in campo e c'è il gol mancato di Peratti. Una piccola indecisione di Perat, proprio piccola grande se vogliamo, è riuscito a colpire ma da distanza ravvicinata non ha deviato con la precisione necessaria il pallone, la porta sguarnita, sarebbe terminato in fondo al sacco. Peccato veramente per la Vertovese che ha creato questa opportunità ma che non è stata tradotta. Intanto la Gandinese è ripartita già dall'altra parte, come le immagini del nostro anfitrione vi mostrano, senza esito però l'attacco della Gandinese. Allora è Ishimè da palla al piede, va al lancio lungo verso Noris, pallone forse è buono ma in anticipo il numero 6 Carrara che con anche quel pizzico di esperienza se vogliamo, il giovane Tommaso Carrara è andato più a difendere la traiettoria del pallone che non a cercare di coprire la sfera stessa, commettendo forse anche un, nel modo di vedere, un piccolo fallo non rilevato dall'arbitro, ma forse l'arbitro aveva ragione. Attenzione, intanto retropassaggio col ginocchio, il regolamento lo prevede, allora l'arbitro non interviene. Luca, partita dai, diciamo tutto sommato molto aperta. Sì, sì, perché viva senza troppi tatticismi, ok, perché nessuno delle due ha nulla da perdere, per cui provano a giocarle entrambe e ne sta facendo una partita discreta. Grazie Luca, adesso vediamo se ha guadagnato un calcio di punizione, credo Cubà, non ho visto male, forse era il numero 7 Angelo Motta. E allora si parte con la punizione affidata, vediamo, al destro del numero 11 Marco Mismetti. Vediamo, parte la sua rincorsa, tenta il destro interno, palla che non si abbassa e che termina abbondantemente sopra la trasversale della porta difesa da Ivan Bertoletti che va al rinvio. Noi però dobbiamo dare un'occhiata al cronometro, 18 i minuti di gara dall'inizio della partita, risultato sempre sullo 0-0 con la Vertovese sicuramente più pericolosa rispetto agli avversari. Lancio in avanti, il controllo di capitano Stabilini, mette giù il pallone, lo va a servire sui piedi di Ceranto, cambia gioco da quest'altra parte dove arriva Savoldelli, bello il tocco a seguire di Savoldelli dentro l'area dove c'è, difende il pallone Parolini, lo cede poi a Ribolla dietro a questi, a Piccinini, parte il cross di Piccinini, la palla ancora in campo ma c'è stato l'anticipo perentorio, bella la chiusura, altrimenti sarebbe arrivato Ribolla e sicuramente sarebbe arrivato, scusa, c'era sicuramente l'intervento del difensore, toglie le castagne dal fuoco, primo calcio d'angolo senza esito a favore della Gandinese, poi su questo tentativo di Vitali, colpo di tacco verso Mismetti non riuscito, la palla termina in auto, rimessa in gioco, se ne incarica D'Agostino con le mani verso Virolini, Agostino che ha fatto una breve comparsa qui a Vertova, credo due stagioni fa, giusto? Sì, un paio di stagioni fa, mezza stagione. Mezza stagione, poi è ritornato appunto a Gandino. E intanto andiamo, veniva dalla Zano Cene, grazie Luca Gualdi che mi ragguaglia su questi spostamenti che ci sono tra i giocatori. Calcio e punizione, intanto mi pare sul pallone ci sia Ceranto, poi si parte Ceranto, attenzione la palla a girare, Cubà non ci arriva e forse questo suo tentativo trae in inganno il numero 11 Parolini che schiaccia di testa però in maniera
imprecisa, quasi goffa, ma del resto la finta non voluta di Cuba ha messo fuori tempo il numero 11 avversario. Palla già nella, a ridosso dell'area di rigore della Gandinese, senza esito, riparte col pallone fra i piedi Mostabilini, lo cede al proprio compagno D'Agostino, poi ancora pressato Mostabilini fa intervenire il portiere, salta fuori tempo Alberti, pallone, attenzione, lanciato lungo per Mario Vitali, che ha qualcosa da dire al signor Bettani, che mette il fischietto alla bocca e ravvisa una posizione di fuorigioco. C'era Sergio? Non ho visto. Sergio non ha visto, è vero che ha preso l'appuntamento col suo oculista, però mi sembra che ultimamente abbia davvero delle carenze. Intanto Motta guadagna un rimpallo, poi parte il suo lancio un po' troppo in profondità anche per il veloce Marco Mismetti, la palla che termina a fondo campo e adesso tirano un po' il fiato le due squadre. Non è che sia una partita di intensità particolare, però sicuramente, visto che è l'ultima di campionato, visto che nessuna delle due squadre ha nulla da temere, nulla da scommettere, allora ecco che chiaramente le due squadre cercano soprattutto di difendersi all'interno della propria area di rigore. Palla in out per la rimessa in gioco di Savoldelli, che scambia con Piccinini, ancora il pallone Ceranto verso Parolini, sbaglia però il disimpegno e allora suggerisce il lancio in avanti verso il 35enne Mario Vitali. Palla in fallo laterale, la rimessa in gioco da parte di Meda, Mattia Meda, classe 93, alla rimessa lunga, la sua gittata dentro l'area, pallone Favero, attenzione Noris, c'è il fallo, però il fallo secondo me l'ha commesso più Vitali che Noris, l'arbitro a mio modo di vedere ha visto giusto, la verità forse erano addirittura due i falli e dunque si riparte col calcio di punizione. È una sorta di rinvio da fondo campo, intanto uno sguardo anche al meteo qui nel Media Valle Seriana, stamattina si è svolta e noi eravamo presenti la gara di Skyrunner del Segredont. Noris, il cross, colpisce con le mani però a ridosso del corpo, Noris protesta, ha colpito è vero con le mani, mi pare il numero 2 Mostabilini, però e le mani sul corpo, e credo che è giusto assegnare il calcio d'angolo. Terzo tiro dalla bandierina a favore della Vertovese, vediamo, parte il cross a rientrare, portiere che se n'è andato un pochettino a farfalle, lo dobbiamo dire, la traiettoria l'ha completamente trovato impreparato, buon per lui che dietro non è stato un giocatore della Vertovese a deviare. Guadagna la rimessa comunque ancora con Meda, che se ne incarica vicino alla bandierina del calcio d'angolo sulla destra. Vediamo, parte con le mani il cross dentro l'area, pallone ancora allontanato di testa e riparte con questo lungo lancio imprendibile nonostante il disperato tentativo di Birolini. Ci ha provato Piccinini a lanciare in velocità Birolini, palla che è terminata in out, la rimessa in gioco per la Vertovese. Vertovese che per il momento non ha ancora corso dei grossi pericoli, qui c'è Savoldelli che pressato la Porfidia, tocca per ultimo il pallone che termina in out, rimessa in gioco Vitali, bello il tocco verso Noris, difende il possesso, poi cede dietro ancora verso Porfidia, cambia gioco dove c'è, attenzione Mismetti, controlla Mismetti a toccare verso Alberti, si lascia sfuggire il pallone, lo recupera ancora Mismetti, tenta di toccare verso Porfidia, la cosa non gli riesce e poi Mismetti che nel tentativo di recuperare all'errore precedente va a commettere il fallo e l'arbitro assegna il calcio di punizione a favore della formazione allenata da Roberto Radici.
Effettuata la rimessa, il calcio di punizione, la battuta, qui c'è ancora un contatto, ne fa le spese il numero 10, Ribolla, si è scontrato con Motta, arbitro va a sincerarsi sulle condizioni, Marco Ribolla, altro mantenne livello esperanza. Stiamo dicendo, noi stamattina eravamo in giro qui proprio sulle montagne che fanno da contorno, splendide montagne al paese di Vertova, la media valle seriana. Siamo andati, c'è stata la gara di Sky Race o Sky Runner se preferite, anche se la cosa non è propriamente uguale, di Segredont, con 250 partecipanti circa. Il mattinata ha trovato una sua precisa conferma nella passione di questi arrampicatori, che non tutti affrontano la gara con grande preparazione, ma invece i primi, vogliamo dire, hanno dimostrato le loro capacità. Per quanto riguarda, attenzione intanto, il fallo su Ribolla ancora da parte di Motta, l'arbitro aveva dato il vantaggio, poi ha fischiato per l'intervento di Cuba, dunque vanificato il tentativo di contropiede. Ancora Ribolla, chiama in causa Birolini, anzi Carrara, chiedo scusa, la finta di Carrara, bello il tocco verso Birolini, stringe al centro Birolini, chiuso, la palla arriva sui piedi di Piccinini che fa girare sulla destra, porta il pallone sul sinistro, conclusione Savoldelli e Sonzogni, e questa è la prima vera conclusione in porta. Sonzogni si fa trovare pronto, anche perché il pallone era piuttosto centrale. Alberti, che ha ricevuto da Vitali, cambia gioco, colpo di testa difensivo, è la Vertovese adesso che spinge con questo pallone controllato da Ceranti, poi Parolini, c'è il fallo di Porfidia nei suoi confronti, l'arbitro lascia proseguire per il vantaggio, ancora Porfidia, sicuramente anche qui il contatto c'è stato, tutto regolare per il signor Bettani, che lascia giocare abbastanza, però abbiamo visto due, a mio modo di vedere, due falli che l'arbitro non ha fischiato. Vabbè, lasciar giocare va bene, però mi è parso soprattutto il secondo abbastanza evidente. Guadagna la rimessa sulla destra la formazione di casa, ...28 minuti nel corso del primo tempo, sempre 0-0 il risultato. La rimessa di Meda dentro l'area, al colpo di testa fuori di Piccinini, anticipo di Peratto, ma bravo Birolini a lasciare Peratto sul posto con Ceranto, che fa salire il proprio compagno sulla destra. Vediamo, si tratta di Savoldelli, va a chiudere con perentorietà e con buon anticipo Nicoli, palla che però termina in calcio d'angolo per quello che è il secondo tiro della Gandinese, 3 ne ha battuti la squadra di casa. La bandierina, credo, vediamo, parte il cross, troppo lungo per tutti, va Motta a recuperare la sfera, la mantiene in campo, fa partire il lancio verso Vitali, che di petto stoppa bene, poi va a toccare verso Noris. Noris verso Mario Vitali, non filtra il pallone, completamente fuori misura, però il lancio perlomeno leggermente troppo spostato. Peratt non riesce a controllare Birolini, il lancio, il colpo di testa invece di Carrara, palla che spiove, Piccinini, fallo in gioco pericoloso di Piccinini, calcio di punizione con Motta che con la mimica dice al direttore di gara: potevi anche darmi la regola del vantaggio, visto che me ne stavo andando palla al piede. Calcio di punizione, siamo lontani però dallo specchio della porta difesa da Ivan Bertuletti. Si smette sul pallone, ci sarà il suo cross con l'interno destro, eccolo, infatti troppo sul portiere.
sempre visto passo un pericolo per la porta difesa dal numero uno della formazione del presidente Tonino Bosi. Partita che corre sui binari dell'equilibrio, dobbiamo dire, si gira supremazia territoriale da parte della Vertovese, che però non si è per il momento tradotta in null'altro. Qui c'è forse una spinta da parte di Tommaso Carrara, rimessa in gioco, una spinta sulle spalle di Mario Vitali, che spostarlo è abbastanza difficile. Rimessa in gioco Mela verso Noris, attenzione, arriva Cuba, guadagna lo spazio in area, cerca di farsi vedere, pallone rinviato, conquistato da Alberti che smista verso Motta, la finta di Motta, pallone a rientrare, bello il lancio un po' troppo lungo per Alberti, infatti il pallone è irraggiungibile. Buona però l'intuizione di Giovanni Angelo Motta. Parte il rinvio del portiere, il controllo da parte di Savoldelli, c'è un fallo di Motta che gioca, mi pare che stia giocando con una certa intensità, infatti sono già almeno tre falli commessi dal centrocampista della formazione di casa, ex Alessandria 16-2. Attenzione, bello il lancio, cerca di farsi vedere, attenzione, conclusione sull'uscita del portiere Sonzoni. Mirolini svirgola, tentato all'esterno destro, ha colpito proprio tutto di esterno, il pallone è terminato un metro e mezzo lontano dal palo di destra della porta difesa a Sonzoni. Stavo guardando, le tribune sono pienissime, mai come quest'anno le abbiamo viste così piene. Sicuramente il fatto che sia l'ultima di campionato, il fatto che indubbiamente ci sia il derby con la vicina Gandino, ha fatto sì che i tifosi vorressero in massa qui al campo sportivo. Cuba intanto, bello la velocità di Cuba che poi va a toccare palla fuori, peccato. Il segnaline dalla parte opposta alle tribune, il famoso arbitro di calcio Tunu. Classe 1940. Attenzione, pericolo, colpo di testa a toccare fuori da parte di Nicoli, poi il rinvio di Mesa, colpo di testa perentorio di Mostabilini su Mario Vitali, che ha sicuramente Roberto Radici gli ha messo alle costole l'uomo più esperto della sua squadra, vale a dire il capitano Luca Mostabilini, classe 84. È rimasto a terra un giocatore della Gandinese, l'arbitro però ha lasciato proseguire, si tratta di Carrara, per questo contatto che c'è stato arriva il massaggiatore della formazione allenata da Roberto Radici. E intanto stavo dando un'occhiata, una speciale graduatoria, la Vertovese in 29 incontri ha realizzato 39 gol, ne ha subiti 41, mentre la Gandinese è a pari, 36 fatti, 36 subiti. Comunque Gandinese sotto di due punti, ma questa è quello che può contare, speciale classifica, è più avvantaggiata la formazione di Gandini. Colpo di testa di Samuel Noris, palla spizzicata, termina a fondo campo.
10 al termine, il risultato è sempre fermo sullo 0-0. Rinvio di Bertoletti, colpo di testa da parte di Porfidia, che subisce anche il fallo messo nei suoi confronti da Savoldelli. Calcio di punizione, siamo proprio a ridosso della linea centrale del campo. Va a battere Nicoli, parte il suo lancio verso Mismetti, interviene D'Agostino, mette il fallo laterale. Luca, una partita chiaramente giocata con un discreto ritmo, però si vede che le società e le due squadre sono appagate. Sì, sicuramente siamo sempre a termine di una stagione che per entrambe può rimanere soddisfacente, su un altro obiettivo sul resto centrato con abbastanza anticipo da parte delle due, quindi non c'è questa necessità di giocare a ritmi alti, che provano sicuramente a non stimolare quest'oggi, però manca un po' quella voglia proprio di vincere a tutti i costi forse. Grazie Luca, e adesso entriamo in questi ultimi 9 minuti del primo tempo, vediamo se succederà qualcosa. È chiaro che se una delle due squadre dovesse passare in vantaggio, sicuramente ci potrebbe essere più animosità, vivacità. Vi ho detto che la Vertovese può accontentarsi, visto che ha 2 punti di vantaggio di 2 risultati, vale a dire la vittoria e il pareggio, per rimanere in 6ª posizione, mentre la Gandinese, se vuole recuperare questa posizione, deve assolutamente vincere. Il lancio verso colui che non è propriamente un fulmine di guerra, vale a dire Samuel Noris, poi i due vanno a toccarsi proprio nei pressi del cartellone pubblicitario. Sarebbe opportuno rimetterlo in piedi, perché così è sicuramente ancora più pericoloso. Mentre l'arbitro fa retrocedere la rimessa a favore della Gandinese, effettuata. Tanto attenzione Motta, c'è il fallo nei suoi confronti, si arrabbia un po', ribolla per questa decisione. Anche Ceranto non è d'accordo su quanto fischiato dal direttore di gara. Sulla punizione lontano, però siamo praticamente nella 3/4, spostati sulla sinistra. Mi smetti, si appresta a calciare di destro. Alberti eventualmente a dettare la sovrapposizione, parte il cross di Mismetti, Vitali che pretende uno stop, c'è riuscito ma soltanto parzialmente, però da dietro interviene Ceranto e devia il pallone in calcio d'angolo. 4º tiro dalla bandierina per la Vertovese, 4-2 il conto dei corner, 0-0 il risultato. Ancora Mismetti, movimento di Cubà, scambia con Alberti, ancora Mismetti, il cross di prima, colpo di testa di Ceranto, palla fuori, Alberti recupera, può smistare verso Cubà che è pressato, va a intervenire il lontanissimo portiere Sonzogni che va al rinvio, pallone che spiove, colpo di testa e poi la parte di Mostabilini e poi ancora il pallone Meda da quest'altra parte, cerca il suggerimento, un colpo di testa di Carrara certamente non preciso e il pallone termina il fallo laterale, rimessa in gioco effettuata in area, Vitali, attenzione ai colpi di testa, il pallone che arriva tra le mani del portiere Bertoletti, non è riuscito a trovare lo spazio per la rovesciata. Mario Vitali, rinvio del portiere, pallone recuperato da Alberti, poi c'è il fallo di Motta nei confronti di Ribolla, questo è uno scontro abbastanza acceso in questo primo tempo. Vediamo, ammonito il numero 10, il numero 6, ammonito il numero 6, Carrara.
ed è il primo. Munito per proteste Carrara, gesto antisportivo insomma. Tanto attenzione Alberti, spinge da Tergo, devo dire questo numero 4 Savoldelli, diamo un'occhiata a questo ragazzo, a me piace tantissimo, Mauro Savoldelli, classe 94, sta spingendo bene e non indipendentemente dal uomo che si trova di fronte, non disdegna quello che è il contatto fisico, che magari guardandolo in campo uno potrebbe dire purtroppo non ha suo favore, invece non è così. Attenzione intanto all'invio di Nicoli, con qualche apprensione parte il lancio, altro pallone troppo profondo in aria. Riparte con Piccinini la Gandinese, lancio lo tiene in campo però Birolini, vediamo Birolini al dribbling, pallone a rientrare, scambia entro l'area e c'è un contatto, la palla che termina oltre la strada provinciale. Sappiamo bene come questi palloni, non tanto perché poi vanno a finire nel fiume Serio e magari non sono più ripescabili perché la corrente li può trascinare a valle, ma magari attraversando la strada provinciale possono creare qualche problema alle macchine in transito. Tanto riparte con un po' di fortuna la Vertovese, Mismetti che non tocca bene il pallone, se lo allarga troppo, lo recupera Spinelli che va ad anticiparlo e toccare la sfera in fallo laterale. 3 al termine più l'eventuale recupero, 0-0, Vitali difende, possesso ancora Vitali, gira bene la chiusura di Mostabilini, palla che si alza, Mismetti di testa, non colpisce bene, saltato fuori tempo, allora riparte Ceranto, palla in fallo laterale, rimessa in gioco, parte di D'Agostino, attenzione ancora Motta, poi Mismetti, pallone che si perde nei meandri di una zona dove non ci sono giocatori della Vertovese. Attenzione, pericolosa questa azione, gol da parte di Savoldelli, siamo al 43esimo, gol di Savoldelli. Allora, sono stato profeta in patria, lo devo dire, quando ho detto che a me piaceva questo ragazzo Savoldelli, che di nome fa Mauro, perché l'ho visto lottare su tutti i palloni, entrare, partire dalle retrovie, andare a disturbare i portatori di palla della Vertovese, insomma, e andare anche a quei contrasti che magari possono crearti il rimpallo favorevole, e abbiamo visto come uno di questi rimpalli ha favorito proprio lui che arrivava da dietro e che è andato a colpire quasi a botta sicura e da portare in vantaggio quando mancano 2 minuti al termine la formazione ospite. Vertovese 0, Gandinese 1, il gol di Mauro Savoldelli, 5° tiro della bandierina per la formazione di casa. Mismetti, vediamo il suo cross, parte ancora a scavalcare il portiere che ancora una volta non mi pare sicuro nelle sue uscite, questo lo dobbiamo dire, tant'è che anche in questa occasione esce a metà e poi si vede scavalcato da quello che è la traiettoria, buon per lui, ancora dietro che Vitali non ci arriva, eccolo il lancio verso Vitali, ancora una spintarella da parte di Mostabilini, Vitali si lamenta di questo. Ancora il pallone per Motta, dribbling a rientrare, il sinistro non è il suo piede buono, allora ci pensa Meda a scodellare un pallone però un po' troppo aperto e un tentativo di controllo di colui che di nome fa Samuel e di cognome Norris, e in questo frangente somiglia davvero tutto al sottoscritto. Thank you.
Meda va a spostare Ceranto, anzi no, Parolini, chiedo scusa, Piccinini adesso sul pallone verso Carrara, e l'attacco di Cubà, toglie il pallone a Carrara, lo Stabilini a intervenire il portiere, qualche problema nel rimpostare l'azione, infatti Malapena è davvero con difficoltà, riescono a uscire la propria metà campo, riparte, ribolla il suo lancio fuori misura, c'è la possibilità, sono in superiorità numerica, però sbaglia Doris, ha un pallone sulla sinistra dove Motta invece era spostato al centro. Siamo al 45esimo, il direttore di gara ha alzato il dito medio per indicare un minuto di recupero. L'ho visto io, Sergio Magli mi guarda come dire come hai fatto a vederlo, io l'ho visto, anzi oserei dire che ha alzato proprio il dito medio. Il rinvio del portiere Alberti, bravo Alberti a superare Ceranto in questo tentativo di recupero del pallone, l'esterno a seguire Meda, si gioca nella zona centrale, parte il lancio, Noris non ci arriva, colpo di testa però di D'Agostino, palla in fallo laterale, rimessa in gioco di Mismetti verso Motta, restituisce il pallone, parte il cross dentro l'area, Vitali rimpallo, esce il portiere Bertuletti e ancora attenzione Mismetti, al dribbling, la palla per Noris è troppo corta e la Vertovese che sta cercando di spingere ma non trova la via del gol e si chiude qui il primo tempo a sorpresa, non più di tanto. Luca, la Grandinese va a riposo con vantaggio. Sì, Grandinese in vantaggio, vedo un lato dall'altro, Grandinese ha realizzato forse mi ha aiutato, lo stavo leggendo prima e credo che uscire questo gol. Un vantaggio che la Vertovese può fare la meno e rivalzare nel secondo tempo. Grazie Luca, terminiamo qui dunque Vertovese 0 Grandinese 1, tutti a bere il tè anche perché c'è ancora un po' di ariettina che ci tiene, non dico freddi ma freschi, qui a Verto, e dunque ci vediamo fra poco per la telecronaca del secondo tempo. Iniziare il secondo tempo dell'incontro ultimo del campionato di promozione girone D, il derby fra la formazione di Verto e quella di Gandino, il risultato al termine dei 45 della prima frazione di 1-0 a favore della Gandinese, il gol al 43esimo realizzato da Mauro Savoldelli, dunque un risultato che premia diciamo così l'opportunismo più che il gioco della Gandinese, perché a mio modo di vedere per quanto riguarda il gioco sicuramente ne ha sviluppato di più la Vertovese, Vertovese che però davanti è davvero poco incisiva oggi, ha bisogno forse di qualche cambiamento, sto guardando effettivamente chi può entrare, soprattutto chi è che potrebbe dare manforte al gioco incisivo, al gioco offensivo della squadra di casa, non ci sono dei veri attaccanti, vedremo che cosa farà Alessandro Imberti, c'è in palio, ripeto, soltanto la possibilità di arrivare al sesto posto che in questo momento alla luce anche di questo 1-0 occupato proprio dalla Gandinese che sarebbe avanti di un punto, 42 la Gandinese, 41 la Vertovese, ripeto è l'unico motivo per quanto riguarda appunto la partita di oggi, per il resto sicuramente c'è tanta accademia in campo, ma naturalmente nessuna delle due squadre vuole perdere, ricordo l'andata, il risultato è stato di 1-1 e chiaramente un risultato che potrebbe
potrebbe cambiare però anche nel corso di questo secondo tempo, tanto non porta nessun frutto questo calcio di punizione direttamente fra le mani del portiere Bertoletti. Sergio Magli, che come sempre per quanto riguarda il calcio di casa nostra è un'enciclopedia viaggiante, Bertoletti, il figlio d'arte, il papà Bertoletti, che di nome non so come faccia, era stato fino a non molto tempo fa un buon portiere, anzi un bravissimo portiere, che ha difeso le sorti del Parre per tanti anni. E adesso si cimenta il figlio, classe 91, 23 anni, porta normalmente gioca Giorgio Bogazzi, ventenne, però giustamente Roberto Radici dà spazio anche a coloro che hanno avuto meno opportunità in questo campionato, in questa partita che come detto non ha grandi, diciamo così, grande risonanza per quanto riguarda il frutto del risultato. Stavo guardando, non ci sono stati cambiamenti nelle due formazioni, allora io per vostra comodità ve le rileggo. La squadra di Gandino schiera Bertoletti, Mostabellino, D'Agostino, Savoldelli, Spinelli, Carrara, Virolini, Piccinini, Ciarantoli, Bolla, Parolini. Risponde dall'altra parte Bertolese con Sonzogni, Mela, Alberti, Ferrate, Nicoli, Porfidia, Motta, Cubano, Oris, Vigna, non smetti. Giocatori agli ordini del signor Bettani di Treviglio, che ha fischiato, ha commesso due o tre errori, però diciamo pure veniali, quindi presto mi pare di poter dire che aiutato anche dal comportamento delle due squadre il signor Bettani ha diretto bene. Calcio di punizione, Mostabellini su pallone, il piattone a servire Ceranto, puntava la deviazione di prima, pallone che sfugge via, tanto c'è movimento sulla panchina della Gandinese, si stanno riscaldando in tre, ovviamente Alessandro Imberti pensa a qualche cambiamento, vedremo quale soluzione adotterà Imberti per cercare maggiore incisività offensiva. Colpo di testa di Spinelli, bello il pallone, deve uscire il portiere, lo fa con un briciolo di ritardo, crea qualche apprensione, ma è in ritardo anche Piccinini, dunque buon gioco Sonzogni. Colpo di testa di Carrara, non intercettato da Porfidia. No, sbagliato il disimpegno, bravo Nicoli a chiudere, errore da parte di Meda. Giocano con un po' di superficialità i giocatori della Vertovese, adesso cercano di affondare con Perat, anch'esso fermato, riparte la Gandinese ancora con questo pallone, arriva Alberti ancora sulla pressione di Savoldelli, mentre qui c'è il fallo di Mostabellini ai danni di Mario Vitali proprio sulla linea centrale del campo. Viene posizionato il pallone per la battuta, Mismetti non riesce a controllare, palla in fallo laterale. Sono quattro adesso gli uomini che si stanno riscaldando nelle file della Vertovese, e chiama, vediamo qualche uno al cambio, non ancora, tanto si riparte, una rimessa, colpo di testa di Alberti, è stato lui l'ultimo a toccare nei confronti proprio questo Aitante numero 4, Savoldelli, il tocco bello,
tentativo di chiusura, ma arriva Peratto con perentorietà, anche se forse poteva gestire meglio questo pallone. Lo devia in fallo laterale, la rimessa in gioco. Arriva un altro pallone, Alberti accende una mischia, ne fa le spese proprio Alberti, che ha messo il fallo nei suoi confronti, mentre vediamo che le piante, c'è qualche nuvolone di troppo in giro, magari arriverà uno scroscio d'acqua, sembra abbastanza imminente. Tra l'altro il nostro Sergio Magli anche oggi ha usato la macchina decapotabile e credo che andare a casa con la macchina cabrio per Sergio sarà veramente difficile. Mette nel fuorigioco Noris e c'è ammonito Vitali. Noris, ammonito Noris perché ha calciato dopo il fischio. Ammonito per parte. Bertuletti al calcio di punizione. Poco oltre l'area di rigore. Sporgia un po' Alberti Savoldelli sul pallone Birolini adesso. Palla in fallo laterale, anzi no, ancora giocabile, chiedo scusa, ma quella zona non si vedeva. Alberti va al rinvio verso Cuba. Non è stata certamente quella di Cuba oggi la sua miglior partita. Noris cambia gioco, colpo di testa di D'Agostino, arriva però Meda dalle retro. Uno scontro, ne fa le spese proprio Meda, si è scontrato con Parolini. Meda arrivava di gran carriera, Parolini ha intercettato il pallone, è vero, e ha incrociato il corpo dell'avversario. Arriva il messaggiatore della Vertovese a prestare soccorsi. Assaggiatore Poli era quello dell'anno scorso, una giornata come questa il buon Poli avrebbe, due anni fa, avrebbe vestito solo il costume dal caldo che fa. Ce lo ricordiamo io e Sergio una domenica a 5 gradi e lui in maglietta a mezze maniche, faceva invidia un po' a tutti qua in tribuna, noi a gelare dal freddo e lui con questa maglietta a mezze maniche se ne stava beato in tribuna. Bontà sua, tanto il rinvio del portiere Piccinini perde il tackle, commette fallo nei confronti di Noris, calcio di punizione, va a battere Perat, può servire Meda sulla destra, invece preferisce allungare verso Vitali, pallone che però non giunge, dove c'è il centravanti. Allora riparte la Gandinese con questa trama che però non trova lo sbocco sulla sinistra. Palla in fallo laterale, rimessa in gioco, colpo di testa di Vitali, ancora arriva con Stabilini, Perat dall'altra parte, Motta, vediamo, conclusione da parte di Ceranco, pallone che spiove all'ultimissimo momento, ma nonostante questo termina alto sulla trasversale con il portiere Sonzoni che era parso leggermente fuori dalla linea di porta e dunque sicuramente impossibilitato di intervenire. Giusto, l'ultimo a toccare è stato Noris, rimessa in gioco della Gandinese, ancora Ceranto, difende il possesso, tocca dietro, ribolla, a girare il pallone c'è Carrara, troppo lungo. Il pallone, palla in fallo laterale.
rimessa in gioco già effettuata, arriva ancora Noris, mantiene il possesso, colpo di tacco verso Vitali e poi ancora il fallo laterale per la rimessa di Meda, come il consueto, lunga la sua gittata, una spinta, Vitali che recupera e poi ha recuperato un buon pallone e poi ha sciupato tutto con un passaggio corto di Rolini verso Cavoldelli con il recupero di Nicoli, il portiere Sonzoni che con non nulla è riuscito a rinviare. Qui c'è il fallo di Motta nei confronti di Rivolla. Proprio Giovanni Motta, qui c'è il fallo, l'arbitro punisce, secondo me è stato commesso un fallo nei confronti del numero 10 Rivolla, poi invece l'arbitro ha segnato il calcio di punizione per quando era per terra il giocatore della Gandinese. Girolini, attenzione, la possibilità, Piccinini, gol di Piccinini del 2-0, volta impreparata la difesa della Vercovese, siamo al 13°. Del secondo tempo e Piccinini mette il sigillo su questa azione in velocità andando a concludere, ma è stato bravo lì a servire il pallone l'errore della Vercovese è stato in fase di costruzione dell'azione, troppa superficialità ed è stato tutto facile o quasi per la squadra ospite di andare a realizzare il gol del 2-0. Calcio di punizione per la Vertovese, adesso gli animi si surriscaldano più sul campo che non tribuna, meno male. Il portiere esce con i pugni, Cuba, poi arriva in qualche modo a calciare Porfidia, c'è una deviazione. Nasce il primo tiro dalla bandierina del secondo tempo, il sesto totale per la Vertovese. Battuto Motta, a parte il cross, raso terra da parte di Mismetti, senza esito. Palla in fallo laterale, va a recuperare il pallone Roberto Radici. Segna, sfera gli avversari, colpo di testa, palla fuori, Porfidia, si chiudono le maglie difensive, il rinvio di Cuba, anzi il tentativo di Cuba in porta, incoccia nel corpo, forse anche nella testa di Mostabilini, poi lo stesso giocatore numero 8 di colore va a commettere il fallo in fase di interdizione. Dinese ancora avanti, sbaglia Nicoli, allora il ritorno verso Alberti. Non è stata una brutta partita, ma sicuramente gli errori della Gandinese, della Vertovese penalizzano sotto l'aspetto del risultato e da quello che possiamo vedere, se non cambia niente Alberti, mi sa che questa partita ha preso una piega. Fuori gioco Birolini almeno di 5 metri, l'arbitro è optato per la rimessa, ma ovviamente ci stava, è subentrato nell'azione rientrando addirittura dalla linea di porta, l'avrebbe visto anche, non dico chi, oltre ospite, possiamo dire di loro, però sicuramente fuori gioco ci stava. Attenzione, bello il recupero da parte di D'Agostino, ancora palla controllata da Piccinini, Birolini arriva, verrà
Pratt riesce a smistare verso Norris. Norris che difende il possesso, perde la sfera per il recupero di Ribolla, riparte la Gandinese, sbagliato il lancio ma arriva, e attenzione, fuorigioco di Birolini. Mentre c'è il primo cambio, esce il numero 7 Motta ed entra con il numero 17 Pietro Polli nelle file. La Vertovese, tutto il calcio di punizione per il fuorigioco di cui vi dicevo, e qui Porfidia in mezzo a tre, l'arbitro punisce le intenzioni, a mio modo di vedere il fallo non c'è stato, ha punito le intenzioni della chiusura della 3 contro 1, ma sicuramente i giocatori avevano attorniato il giocatore della Vertovese senza permettere fallo. Grande giocata di Ceranto, Ceranto vuole realizzare la conclusione nel pallone che sibila vicino al palo di sinistra che guardiamo sulla porta di Sonzoni. Adesso ha mollato un po' davvero la Vertovese, ha mollato le marcature e concede troppo spazio agli avversari. Qui serve assolutamente un gol per riaprire le sorti di un incontro che, così come lo stiamo vedendo, sembra davvero compromesso. Parte il lancio, Birolini qui accentua un po' la caduta, l'arbitro lascia proseguire, Perat riceve dal proprio portiere, smista su Meda sulla destra, va in profondità Meda, il tocco doveva servire Mismetti che però non ha seguito l'azione, allora la palla è stata rinviata dalla difesa, colpo di testa da parte di Ceranto, Cuba, bella la finta del ragazzino di colore, bello il pallone verso Norris, lo porta avanti con un colpo di tacco, cerca di difenderlo, lo cede ad Alberti, parte il cross, colpo di testa, Mostabilini, e la conclusione di Pietro Polli, l'interno destro a girare, pallone non troppo lontano dal angolino alla sinistra del portiere, tanto è uscito Meda ed entra con il numero 13 Maffioletti, secondo cambio del mister Alessandro Imberti. Cuba, sicuramente Cuba, come vi ho detto oggi, non sta disputando la sua miglior partita, non dico inesistente, però sicuramente non ha dato grande apporto. Infatti qui c'è uno scontro tra Spinelli e Norris, e sono entrati decisi tutti e due, come è giusto che sia in questi frangenti, perché se uno entra con la paura corre sempre il rischio di farsi male. Cuba, intervento da dietro di D'Agostino, poi qui Perat, ancora il tocco verso D'Agostino, un Cuba che fa fatica a rialzarsi, ancora Tommaso D'Agostino, il suo cross, palla deviata da Nicolin, fallo laterale, non ce la fa più Cuba, corso poco ma sicuramente penalizzato. Tanto attenzione, parte il rinvio Vitali, calcio di punizione battuto Norris, ancora il fallo forse di D'Agostino che si appoggia sulle spalle dell'avversario, eccolo che recupera ancora D'Agostino, difende il possesso, il lancio arriva però a sostenere l'azione
Confidia perde il tecnico, allora riparte, riparte con Parolini con questo lancio fuori misura per Birolini. Adesso la Vertovese cerca di accelerare un po', lasciano lì il pallone buono, Cuba che mantiene il possesso, lo gioca sulla destra dove c'è Mismetti, parte il cross di Mismetti, Noris raggiunge il pallone ma è fuori area, allora c'è il tocco di Alberti ancora verso Cuba, interviene un difensore a spazzare l'area di rigore, è effettuata la rimessa, tanto continuano ad addensarsi dei nuvoloni proprio qui sopra il campo sportivo, ma intanto il tempo, la pioggia tiene, anche se mi pare di poter dire sentiamo anche dei tuoni e anche la zona di Cavlea credo stiano cominciando a rilasciare anche un po' di acqua. Porfidia, sì, Porfidia perde il pallone e ormai credo che la Vertovese abbia mainato, diciamo, alla metà del secondo tempo le intenzioni, perché è troppo molle su determinati scontri. Qui ancora l'intervento da parte di D'Agostino che va a finire sul taccuino del direttore di gara, il figlio del mio medico personale, che va a finire sul taccuino, tutto suo padre. Bella casualità. Dottor Luigi D'Agostino, presidente dell'associazione per Albino. Mismetti intanto il cross ancora con le mani, comunque bravo, anche se non ci pare, diciamo, via tranquillità con questi rinvii il portiere Bertoletti. Luca, mi pare che la Vertovese sia un po' in difficoltà. Sì, chiaramente in difficoltà. Se non arriva immediatamente il gol di uno che può riaprire un po', ridare un po' di entusiasmo, credo che si vada a segnare sul novantesimo con questo andazzo. Adesso che prova a attaccare senza troppa convinzione, la Canesi in contropiede è sempre pericolosa, questo c'è da dirlo. Grazie Luca, questo è quanto emerge da questo secondo tempo. Con la Vertovese che è incapace forse di portare insidie, mentre c'è un cambio, esce, ribolla ed entra con il numero 16 Baratelli, il 16, sì, Baratelli. Attenzione, c'è un pallone Mismetti in mezzo a due, perde il tackle Mismetti e poi c'è questo scontro, si accende un po' una mischia, parte il lancio ancora una volta fuori misura, poco costrutto per la Vertovese che sta lasciando questo prima di campionato nel girone di promozione, debutto nel campionato di promozione, quest'ultima partita con una sconfitta, però questo non vanifica quanto ha fatto di buono nelle restanti 29 partite. Vertovese che è stata capace di salvarsi con largo anticipo nonostante le preoccupazioni dell'entourage che la vedevano non dico fra le pericolanti ma quasi. Intanto attenzione, Cuba va a chiudere il lancio, fallo quindi Piccinini su Porfidia.
recupera il pallone Pietropolli, poi lo scambia con Mismetti, ancora Pietropolli, l'1-2, parte il lancio d'Agostino, chiude bene Cuba, colpo di testa in avanti, ancora Vitali verso Alberti, parte il cross, il colpo di testa difensivo ancora di D'Agostino, palla in fallo laterale, Vitali va a ricevere dall'out, cerca di farsi vedere, parte il cross contratto proprio da D'Agostino, palla che termina nel fallo laterale, rimessa in gioco, Vitali gira bene, troppo facile per il portiere Bertuletti che abbranca la sfera. E i minuti se ne stanno andando, sono ormai 28 nel corso del secondo tempo e tutto questo riduce le speranze di una Vertovese che soprattutto in questo secondo tempo non è mai stata capace di portare insidie alla porta avversaria. La Gandinese Sorniona ha sfruttato le occasioni che gli si sono presentate e nel primo tempo con Savoldelli e poi con Piccinini ha ribadito in gol i due gol importanti che la vedono in vantaggio per 2-0 quando manca ormai poco più di mezz'ora, poco più di un quarto d'ora credo alla fine della partita. Rinvio Parolini che difende un bel pallone, taglia Savoldelli, palla in out, messa in gioco per Atti, Fulmini e Saette, media valle seriana, e arrivano anche i fumogeni, i tifosi della Vertovese vogliono comunque salutare il campionato con aveva preparato la festa. Attenzione Noris, bel pallone di Vitali, Noris gira di prima intenzione, palla alta sopra la trasversale, mentre c'è un altro cambio, esce Ceranco, entra con il numero 17 Borlini. Nelle file nella formazione ospite che ha saldamente in mano l'incontro. Controllo elegante da parte di Piccinini, poi Savoldelli, pallone un po' troppo lungo con Nicoli che deve usare anche la sua forza fisica per riuscire a ribattere il pallone. Ancora Savoldelli, pallone in avanti, il contrasto, attenzione, e qui c'è ammonito Rosso, espulsione di Perat. Espulsione di Perat, allora devo dire sicuramente è entrato un po' gioco pericoloso Perat, è entrato in gamba, è quello che una volta si diceva gamba tesa, però a mio modo di vedere la munizione era più che sufficiente perché non è stato Luca, non è stato diciamo un fallo volontario, dai. Concordo, sono di rame, non mi sembrava un fallo così grave. Quasi, scusami, mi sembrava già eccessiva la munizione perché sono entrati tutti e due un pochettino con la gamba alta. Sì, perché la munizione poteva stare, poi vedendo il 2-0, forse dicevo neanche quella, cioè alla fine una cosa che sta trascurando via liscia, non valeva la pena neanche una munizione. Però l'espulsione mi sembra proprio un po' esagerata, un fallo del genere. Grazie Luca, bottano le nuvole. Mentre Perat abbandona anzitempo e conclude qui la sua stagione 2013-2014, un voto comunque più che sufficiente per il difensore della Vertovese. Parte intanto il calcio di punizione con Alberti, ancora attenzione, il pallone
anche la rovesciata ancora una volta di Parolini, il pallone che pizzica la trasversale e poi si perde a fondo campo. L'invio del portiere, pallone alto, palla in profondità, arriva Orfidiamo, difende dal possesso Piccinini, ancora la palla buona, dietro chiude Alberti, ora Piccinini va a servire un compagno sulla sinistra, Savoldelli, dribbling a rientrare, difende il pallone, un doppio contrasto nei suoi confronti, poi la palla in out, la rimessa in gioco. Si sta, adesso c'è il fuggi dagli spalti dove sopra praticamente la tribuna, dove sotto ci sono gli spogliatoi, perché sta cominciando a piovere con una certa intensità. Vi dicevo che si sono portati dei nuvoloni neri, nerissimi, carichi di neve. Ha guardato male Sergio Maglia, ha detto come? Non è nevicato in tutto l'inverno, vuoi vedere che nevica la metà di maggio? Non si sa mai, sì. Carichi di pioggia naturalmente. Calcio di punizione. Bravo Sergio, primo piano anche per le nuvole. Attenzione, calcio di punizione, Noris ha sul sinistro l'occasione per riabilitarsi di una partita che certamente non l'ha visto brillare. Non so che mi guarderà male Samuel, però attenzione, Noris, conclusione e il pallone che sbatte due volte sul palo con il portiere che con un po' di fortuna è andato a prendere il pallone, se l'è fatto sfuggire di mano, è andato a sbattere sul palo, poi ancora una volta, per due volte consecutive. Bertovese vicino al gol dell'1-2 che avrebbe riaperto per certi aspetti la partita. E così non è stato, altro cambio, esce Mismetti ed entra ve lo dico fra poco perché non riesco a vedere il numero, 16 se è il 16 è Marchetti. Attenzione ancora alla conclusione, si è il 16 Marchetti. Matteo Imberti, chiedo scusa, Imberti Matteo, uno dei due gemelli. Marchetti aveva il 15. Altro cambio, ormai è Accademia, esce Birolini ed entra con il 15 Gritti. E le due squadre hanno esaurito il bonus dei cambi, quando ormai siamo a 9 minuti dal termine e il risultato è sempre di 2-0 per la Gandinese. Cuba mantiene il pallone in campo, cerca l'affondo sulla sinistra. E adesso è arrivata la pioggia, come del resto era preventivata. Dobbiamo dire che i meteorologi avevano previsto la pioggia alle 2.43 e invece è arrivata alle 16.43, poco più poco meno, due ore di ritardo, però li perdoniamo. Calcio d'angolo è il settimo a favore della formazione di casa, ancora Noris tenta la deviazione, altro tiro dalla bandierina. Arriva un altro pallone.
quel cross, altro calcio d'angolo. Quarto del secondo tempo, nono totale. Parte l'angolo, attenzione. E ancora un tentativo di Noris, la palla arriva ancora a Vitali. Il cross di Vitali fuori misura. Arriva Matteo Imberti, controlla il pallone. Forse il pallone che sfuma. Era Pietro Polli e non Matteo Imberti, la palla che termina a fondo campo. Ormai la partita non ha più molto da dire. 7 al termine più recupero. Quello che sta diventando un pomeriggio dove sicuramente la pioggia si fa sentire. Attenzione, gli ultimi due entrati, vale a dire prima Baratelli e poi Gritti. Ora riparte con questo lancio intercettato. Adesso la pioggia è abbastanza intensa. Qui c'è il fallo. L'arbitro perdona il numero 6 Porfiglia. Dobbiamo dire davvero bravo a Samoldelli, anche in questo frangente ha dimostrato tutta la sua capacità. Eccolo, ancora in possesso il pallone, il cross bello al centro, colpo di testa da parte di Gritti, sfrutta anche un fisico che sicuramente non fa invidia, fa invidia davvero a tanti. Stefano Gritti, classe 86, conclusione troppo centrale, il portiere Sonzoni la intercetta, pallone a fondo campo. Vedo che tutti stiano aspettando il 90esimo per andare sotto la doccia, mancano 6 minuti. Peccato, i dirigenti della Vertovese aspettavano e volevano forse una chiusura diversa di questo campionato, che ripeto comunque non è assolutamente, attenzione, il pallone buono, Gritti fuori gioco, non è assolutamente da buttare, anzi oserei dire un gran bel campionato. Ancora Vitali mantiene il pallone in mezzo a tre, subisce il fallo, altro scroscio. Calcio di punizione, proprio Mario Vitali che sistema il pallone mentre e adesso, come vedete anche dalle immagini, si scatena il diluvio con un po' di grandine. Parte Vitali, fallo di mano, colpo di testa e la palla a fondo campo. È stato un fallo di mano appena dentro l'area. Fuggi generale. Anche perché effettivamente adesso la pioggia si sta insinuando anche sotto le protezioni dove abbiamo anche noi la telecamera, ma Sergio Magli ha portato un ombrello da casa galattico. Io ci tengo anche alla forma, tanto tentativo di rinvio al termine. Ancora un pallone rinviato, preda di spavento, contrasto. Noris, la rovesciata verso Vitali, il sinistro di Mariolone Vitali, fuori misura. Doveva tentare di cogliere di sorpresa il portiere Bertuletti.
Berti, l'invio di Mazzioletti, il tocco di Mazzioletti, si accende poi questo contrasto, ancora Mazzioletti, perentorio questa volta il suo rinvio, palla in profondità, l'anticipo in chiusura da parte di Spinelli che dà il pallone a un compagno, questi si distende, vediamo, mi pare il numero 6, esattamente Carrara, e allora riparte da quest'altra parte Savoldelli. Savoldelli ferma il gioco, il pallone, cerca l'uno contro uno con Cuba che lo ferma in fallo laterale, rimessa in gioco, mentre Averto va piove, l'abitato di Orezzo, è arrivato uno splendido sole, questo è quello che accade per quanto riguarda i temporaloni che annunciano l'arrivo dell'estate, soprattutto di questa primavera che in certi aspetti tarda a farsi notare, anche se dobbiamo dire che alcune giornate brutte vanno a coincidere con altre giornate molto più belle. Alberti, come avete visto, cerco di raccontarvi anche l'aspetto meteo perché la partita non ha molto da dire. C'è il fallo di Spinelli, a mio modo di vedere, inventato dal direttore di gara. Attenzione, Porfidia non riesce a toccare sull'esterno verso Mazzioletti, riparte ancora la Gandinese, fermata con il lancio sulla destra da parte di Alberti dove non c'è nessuno. Siamo a un minuto al termine più l'eventuale recupero. Vediamo il signor Bettani, visto che ormai la partita credo abbia chiuso i battenti per quanto riguarda il cronometro, farà recuperare qualcosa o deciderà di mandare tutti sotto la doccia. E adesso arriva un altro po' di grandine, questa volta ci sembra un po' più consistente da quello che possiamo vedere. Attenzione, contropiede, 5 contro 3, la conclusione da parte del numero 17 Borlini, un po' egoista in questa occasione, non si poteva toccare il pallone per Savoldelli ma voleva chiudere, lui che forse non ha magari realizzato tanti gol, adesso non lo so se questo è vero o meno, voleva chiudere appunto la stagione con una bellissima rete, non c'è riuscito. Vitali, Cuba, bello lo stop a seguire di Cuba, è verso Pietropolli, Alberti, lancio di Alberti, Noris anticipato, la rimessa in gioco, Vitali è in area, si autofinta. Autoscarta, nulla da fare, Luca si chiude con una sconfitta che però non altera quello che è il giudizio della stagione della Vertovesi. No, un giudizio comunque positivo, l'abbiamo già detto più volte, una salvezza raggiunta, una tranquillità raggiunta con diverso tempo d'anticipo rispetto anche alle previsioni. È in stagione la Vertovesi era data tra le sicure pericolanti, quantomeno le DS Bortolotti sapeva di materiale che aveva tra le mani, si trattava di amalgamare questo, forse era l'unico che c'era, ma i lavori sapevano che il materiale era buono, ci sarebbe comunque amalgamato bene. È stata una stagione grandissima per essere prima in promozione, Vertovesi può essere molto soddisfatta di questa stagione. E hanno avuto ragione in effetti, perché la Vertovesi, salvo ripeto un breve lasso di tempo, non ha mai sofferto una situazione di classifica che l'ha sempre vista in zone abbastanza relativamente tranquille. Così vale anche per una Gandinese che, ripeto, io non posso esprimere i giudizi al di là della partita di oggi perché non l'hai vista nel
campionato, però devo dire che una Gandinese infoltita da un branco di giovani ha fatto sicuramente il proprio dovere, è andata a salvarsi anch'essa con anticipo e con questa vittoria addirittura va a chiudere, attenzione intanto, va a chiudere con un punticino di vantaggio a quota 42 in sesta posizione, relegando la Vertovese in settima. Viene avanti Nicolì, pretende troppo, l'arbitro lascia giocare ancora, forse perché adesso ha smesso improvvisamente di piovere, allora vede che l'arbitro vuole dare ancora qualche speranza a una Vertovese che è ancora in avanti con Porfidia, il cross, pallone al centro dell'area, rinviato da Spinelli con perentorietà mentre la palla termina in fallo laterale. Rimessa in gioco da parte di Maffioletti. Effettuata Vitali. Quanto attenzione ancora Noris, abbiamo visto indicazioni da parte del signor Bettani, ormai siamo già secondo il mio cronometro a 3 minuti oltre il 90esimo, vediamo posizione di fuorigioco e vediamo, attenzione, proteste di Maffioletti, l'arbitro lo redarguisce. Berti va a battere la punizione, ma credo l'arbitro toglie ancora il fischietto, lascia giocare ancora. Ligio al regolamento, colpo di testa, Noris smista subito sulla destra, pallone invece che lo gioca centrale dove non c'è nessuno, allora l'azione sfuma con ancora la formazione ospite che cerca di giocare in avanti, sbagliato questo passaggio di Baratelli. Cuba corto il suo rilancio, Spinelli, e qui finisce la partita 2-0 per la Gandinese per i gol di Savoldelli al 43esimo del primo tempo e il raddoppio di Piccinini al 13esimo. Allora Luca, vieni pure su un gradino ancora così ci mettiamo alla pari. Allora finisce qui il campionato, abbiamo già detto, tutto sommato un campionato da rovare per la Vertovese, questo vale anche per la Gandinese. Beh sì, credo un campionato soddisfacente, sto facendo per formazione, non conosco le tematiche per dire la squadra del Valgandino, però la squadra è imbottita di giovani fatti per lo più in casa, l'altro da segnalarmi, l'abbiamo avuto questa partita, alcuni che si trovano la Gandinese sono Vertovese di origine di allora, e due famiglie riservano tutta Verto, parlo di Spinelli e Parolini, che hanno giocato tra l'altro una buona parte di entrambi. Una Gandinese fatta di giovani, contenta sicuramente del suo campionato, potrà avere i propri giovani crescere nel futuro. La Vertovese invece è una squadra che ha ottenuto la promozione l'anno scorso, ha acquisito giocatori importanti così e è riuscita a ottenere questa salvezza, e con questi giocatori vengono molto a salutare il pubblico che è un po' scappato per le condizioni meteo. La pioggia fosse sicuramente numerosa, un campionato straordinario da fare questo ragazzo. Quasi pare quella l'anno scorso, una promozione importantissima, salvarla per la promozione era molto più difficile di quanto si potesse pensare. Hai perfettamente ragione, salutiamo anche noi ragazzi, diciamo davvero bravi perché hanno ottenuto al di là forse di quello che hanno mostrato e che soprattutto da loro si attendeva. Questo vuol dire che hanno capito lo spirito e qui vorrei, lo spirito della società, e qui vorrei per ritornare a noi una tua battuta, perché alcuni dirigenti ho sentito vociferare che l'anno prossimo si farà qualcosa di importante. Sì, si proverà sicuramente a dare un seguito a quello che è la prima squadra, una juniors che quest'anno mancava, che sicuramente è necessaria per poter attingere in continuazione. L'esempio della Gandinese è quello
che abbiamo sott'occhio oggi, poter attingere costantemente dagli juniors giocatori magari di una squadra, e poi un vivaio che andrà a scendere anche alle categorie giovanissimi o esordienti che quest'anno sono mancate all'interno della Torino dopo la rivoluzione degli ultimi anni. Questo è quanto ci è stato riferito. Naturalmente sarà poi il campionato prossimo, soprattutto questi mesi estivi, a vedere quello che i dirigenti della Vertovese potranno fare. Io intanto ringrazio Luca Gualdi per il suo apporto in tutte queste partite del campionato, il nostro Sergio Magli dietro alla telecamera che ci ha seguito con la sua competenza, non solo come operatore ma anche come gran giocatore che adesso è un po' appannato perché ha due menischi in un ginocchio che non riesce mai a far passare, e naturalmente il grazie più grande per tutti voi che avete avuto la bontà di seguirci. Noi non so se ci vedremo ancora perché dipende dai risultati del campionato di prima categoria, se ci sarà qualche squadra che andrà a disputare o i playoff o i playout, vedremo naturalmente nelle prossime settimane. Intanto grazie ancora a tutti, a risentirci, grazie Luca, alla prossima stagione. Speriamo di vedere la prossima stagione con una Vertovese ancora competitiva nel campionato di promozione. Grazie a tutti ancora.